Sulla tavola natalizia, per tradizione, non mancano le carni bianche. Ovvero capone, tacchinella, dindarella, faraona, anatra. Il commercio ci dà una grande varietà di prodotti che, attenzione, sono anche diversi tra loro. Basta che prendiamo ad esempio il capone, che per legge deve avere una certa età, un po' più, all'incirca 5 mesi, e quindi delle carni mature, fatte, che hanno una sapidità notevole, ma anche una consistenza che permetterà delle cotture quasi esclusivamente di tipo lessatura, quindi il capone classicamente viene consumato lesso. Insieme al capone abbiamo ad esempio però anche il pollo imperiale, che è un capone più giovane e quindi con una carne più tenera, che può essere adatto anche a delle produzioni di arrosto o di altre ricette, diciamo con una carne tenera e saporita nello stesso tempo. Altri prodotti che sono presenti sulla tavola natalizia sono di sicuro l'anatra e la faraona. La faraona c'è anche un po' durante tutto l'anno, ma l'anatra è un alimento molto ricco di ferro, la carne del petto è molto rossa e molto viva, anche qui è un animale maturo con carni sode e stagne che si presta a cotture molto lunghe per avere la massima espressione del sapore di questo tipo di alimento. La festa si sente al palato anche da questi prodotti, ma la gente, secondo il macellaio dell'Iper, acquista e cucina queste carni natalizie? Beh, diciamo proprio di sì, la tradizione viene rispettata, perciò diciamo che in tavola il capone, la faraona e l'anatra non manca mai, anche se negli ultimi anni per le feste si sono spostati anche sul fagiano, sul piccione qualche volta, e le varie insomma selvaggine che esistono nel commercio, ecco. È vero, attualmente l'industria zootecnica può garantire e può fornire al consumatore anche altre specie animali come appunto le quaglie e quella selvaggina allevata che comunque è sempre sotto il controllo del servizio veterinario, sia per la salute degli animali quando sono in allevamento, sia per il mangime che viene loro dato per crescere, per produrre carne. Ma in macello, alla fine, il consumatore può notare il contrassegno sanitario, che è la testimonianza della visita veterinaria che è stata effettuata sia sull'animale vivo quando è arrivato in macello, sia sull'animale morto prima di darlo al consumo, prima che possa essere consegnato al consumatore. Non ci resta a questo punto che augurare a tutti i nostri telespettatori, dottor Murari, davvero delle buone feste nella tradizione della buona cucina e soprattutto attorniati dalle persone più care. Auguri! Buon Natale!